Allora, ragazzi, nel mentre che aspettiamo qualche ride, io mi cimenterei a fare un pochino di lotte. E andiamo, e andiamo, e andiamo. Allora, lead non proprio favorevole. Quando ci abbiamo unito qui davanti non è proprio favorevole con il nostro Snorri, però noi continuiamo a farmare. Vamos! Il primo veleno denti glielo facciamo passare, ragazzi. Codice go, intanto mando anche in chat il mio codice go. No, l'ho scritto malissimo. Mi sono distratto un attimo. No, strano che non è entrato, è quello, l'ho scritto bene. Forse ha caricato anche un Earthquake il ragazzo, però io glielo faccio passare lo stesso. Ok, adesso è andato bene. Switcha e mi mette Mew. Quindi Snorri ce lo teniamo per Mew. Poi vediamo come accoppiarli. Hyperion in realtà mi serve, quindi questa gliela scudo, anche se Serp poteva anche entrare il primo, quantomeno. Dobbiamo ribaltare questa situazione, ragazzi, nel senso che dobbiamo metterci in condizioni di poter ribaltare lo switch. Adesso noi ci facciamo crepare il buon Hypno, entriamo con Snorri, ma è molto in salita, il fight decisamente molto in salita. Diciamo che la sua Nido la possiamo counterare con il nostro Nido, visto che lui gli scudi li ha completamente terminati. Però mi devo tenere per forza questo. E la addirittura, vai, switch anche noi. Una domanda, io ho un Dradini preso dalle regole tra due caramelle, lo evolvo e asp o aspetto uno migliore di IV sapendo che non si trova mai da me. Aspetta che non ho mica capito bene, bro. Dammi un secondo che te rileggo. Che bella la connessione che va così oggi. Che bello, che bello. Io ho un Dratini preso le regole tra due caramelle. Quindi un Dratini ombra, mi stai dicendo? Lo evolvo, aspetto. No, no, aspetta, bro, aspetta sempre uno migliore. Non sprecare né caramelle né polvere, lascia perdere. Se gli IV non sono giusti, lascia perdere. Il mio consiglio è quello. Allora, Nido, Nido, Nido. Eccola qua che si riaffaccia. Ed ecco qua che prendiamo lo schiaffo. L'ho continuata, ma forse non serviva, ragazzi. Eccola qua. Fino alla fine. Moliamo con testa alta, fino alla fine. Eccolo, Riccardino, bello! Dai, bro! Grazie di essere passato, amico mio. Beh, ci speravo che mi entrasse un cazzo di corpo scontro. Forse se riuscivo a fare quel veleno denti sul primo nido sarebbe andata meglio. Però va bene così, va bene così. Devo correggere alcuni colpi. Come stai, Ricca? Tutto bene? Per poco, ma potevo giocare molto meglio, bro. Va bene, 0-1, 0-1. Tutto a posto, grande Rick, grande. Quasi recuperata. Sì, non si molla mai. Non si molla mai. Eccoci qua. Snorri contro Snorri. Vediamo chi c'ha più attacco. Forse noi. Dipende solo lui se c'ha magari la seconda mossa. Mi tira un troppo forte. Vediamo un po'. Ma sembra quasi che si blocchi. Potrebbe
Potrebbe essere un troppo forte questo, quindi io me lo dovrei scudare, però glielo lascio passare lo stesso. Non mi fa corpo scontro. Non so perché. Se sta laggando e gli carica lentamente. Oppure scelta di. Questo dovrebbe essere troppo forte. Eccolo qua. Scudato, ceccato, predict, Nidoqueen e noi switchiamo immediatamente sul nostro Hypno. Gli facciamo passare il veleno denti? Assolutamente sì. Sì, Ricco, sì, li facciamo, appena esce qualcosina in zona da me, da voi, ragazzi, se qualcosa ci avete, ditemelo che lo stiamo, La live oggi è proprio per quello. Oh, sta merda mi deve far scudare. Provo a formarmelo un po'. Ok, mo andiamo a sparaflesciare tutti i fulmini del mondo. Contro Snorri. Chi potrebbe avere dietro? Chi potrebbe avere dietro? Un volante? Insieme al Nidoqueen potrebbe avere per me o come noi. Azzo, c'è un altro Hypno. Questo is not good. Not good, guys. Non ci abbiamo scudi, purtroppo. Proviamo a giocarcela un po' con lo Switch. Allora, andiamo di corpo scontro. Switch. Proviamo con un veleno denti, ragazzi, a fargli un po' di a far calare un po' la difesa, così Snorri magari c'ha carta un pochino più bianca. Se lo sta tenendo, bro, se lo sta tenendo. Male, 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 male. L'abbiamo persa, l'ho persa, l'ho persa. Giocata malissimo. Tra 2 ore iniziano a spawnare. A chi ti riferisci, bro? Ah, gli entra il secondo toro pugno. Ci ha fatto fuori. Ci ha fatto fuori la merda. Gli ho dato la possibilità di farmare il mondo. Testa di minchia, Mirko. Bravo, Mirko. Bella giocata di merda. Eccolo, pallone. Benvenuto, bro. Benvenuto in locanda, boss. Grazie di essere passato a salutare. Come stai, Valone? Novità? Qualche cattura interessante? Qualche cento così all'improvviso? Con il secondario. No, vaffanculo, mi stavo a guardare la chat. Con il secondario sì, se no noi facciamo interazione del terzo. Azzo, giusto, bro, c'hai ragione. Quando lo vuoi aprire, bro, fammi sapere. Se hai visto su Instagram, ho preso un video. Ah, eccolo che è, giusto, giusto. Non mi ricordavo chi l'aveva postato, bro. Riccardo, zero ride da me. Siamo a corto di ride, ragazzuoli. Siamo a corto di ride. Dai, un corpo scontro me lo potevo pure far girare, brody. Qui dobbiamo andare per forza con Hypno, ragazzuoli. Non sono concentrato oggi, non sono concentrato. Adesso qui ci fai mettere Fortunuovo? Sì, assolutamente sì, però. Sì. Andata, andata, va benissimo. Proviamo ad andargli diretti, ragazzi. Proviamolo a sorprendere, ragazzi, Charizard. Vediamo di terra se riusciamo. Non è molto efficace, ma qualcosina in più gli entra. Allora, fuoco e volante, non me lo scudo, anche se incendio ci fa un male cane. E Dragartiglio.
caricata la facciamo. Come dire, ragazzi, è domenica. Domenica. Dai, meno male, è entrato. Più che altro riuscire a fargli scendere la difesa. Solo quello mi serviva, necessario e fondamentale. Mo proviamo a tenerlo, proviamo a tenerlo. Non so se ne ha farmati due, se è riuscito a farmarne due, per me no. Per me no e spero no. Giù. E vabbè, almeno un GG ce l'abbiamo oggi, dai. Mirko, hai fatto gli auguri a Logan che ha fatto Legend. Ma è riuscito già? Oh, bravo bot, bannalo. Suga Michele. Oh, niente, oggi vorrei dare graziali a Bomba. A parte c'è Chris purtroppo che sta... che non riesce a seguirci oggi perché è al lavoro, ragazzi. Quindi purtroppo anche senza lui. Claudio non ha nulla intorno, nonostante le 13-14 palestre. Uno scudo, ragazzi, uno scudo. A me non mi dà le uova. In che intendi, Claudio? Oh, Daniela, benvenuta in live. Dani, grazie di essere passato a salutare, veramente. Grazie, grazie di cuore. È sempre un grande piacere, Dani. Ce la facciamo a far girare un altro corpo scontro? No. No, decisamente no. La moglie si è domandata in faccia. Me la scudo, sì, me la scudo. Me la scudo perché potrebbe essere Nero Pulsar. Infatti è Nero Pulsar. E che cazzo, una carica di due. Lo faccio passare questo. Tremenda fracca, tremenda fracca di Mac. Con quale speranza potremo vincere noi questa situazione? Mai proprio, mai, mai, mai nella vita. Però mi ha scudato il ragazzo, si è utilizzato il suo secondo scudo. Proviamo a fare una cosa aggressive, proprio aggressive, aggressive. Ovviamente ci scudiamo quello che potrebbe essere una sua psico. Fuoco pugno lo potevo pure far passare, ma siccome sono un grandissimo stronzo, gliel'ho scudato. O dobbiamo andare a Grezzi più con Nido, quindi è un po' di terra, ragazzi. Andiamo con la geoforza. Dai, porca madosca. Ma lo sai, l'ho beccato due volte, Rick, però. Sì, è vero che generalmente o è fuoco pugno o è gelo, però. Due volte mi ha inculato. Vabbè, questa la quittiamo, ragazzi. Però sì, me la potevo sicuramente risparmiare lo scudo, Rick, c'hai più che ragione. Bella, ragazzuoli, allora Raid parte tra 8 secondi, noi ci vediamo domani, ore 14 qui sul canale Lost in Dice per livellare un po' su Rocket League. Ciao belli!